Il The Guardian in un articolo recitava: chi non ha un video ne pagherà le conseguenze. Pensate, 10 anni fa si diceva: se non sei su Google non esisti. 5 anni fa: non sei su Facebook non esisti. Oggi: se non fai un video non esisti. Tutti hanno bisogno di fare video ed è proprio dal concetto di bisogno che dobbiamo partire. Fare un video non deve essere fine a se stesso, il video è uno strumento di comunicazione. Ormai è diventata una moda, no? Facciamo un video, tutti fanno video, anch'io devo fare un video. Fare un video solo perché va di moda non è assolutamente la motivazione giusta per un'azienda. La cosa più importante da prendere in considerazione è: che tipo di obiettivi vogliamo raggiungere? L'unica vera motivazione perché tutti dovrebbero fare video è fare in modo che i propri prodotti possano essere riconosciuti, possano essere presenti online e soprattutto possano essere acquistati, e una volta acquistati possano diventare un oggetto di discussione. Allora, immaginate il gioco dell'oca. Ok, il gioco dell'oca è fatto a caselle fino ad arrivare all'ultima casella, quella dell'arrivo. Bene, quello è il vostro obiettivo di comunicazione. Tutte le altre caselle rappresentano i vostri video. Quindi, video dopo video, bisogna fare in modo che il cliente possa essere conquistato, portato per mano, fino a fare quella che è la cosa più importante, l'acquisto, e raggiungere il vostro obiettivo finale. Ma esiste un unico obiettivo? Assolutamente no, perché ogni azienda ha il suo tipo di obiettivo, ma soprattutto ogni azienda cerca di capire quali corde toccare e soprattutto quanto è maturo il mercato per raggiungere questi obiettivi. Proprio per questo abbiamo individuato 5 step fondamentali che ti aiuteranno a raggiungere il tuo obiettivo finale. Iniziamo dal primo step. Il primo step è quello dell'awareness. Mi presento. Quindi, una volta definito il linguaggio di comunicazione, dobbiamo far capire a tutti che il tuo prodotto esiste. Secondo step, engagement. La fase del conosciamoci meglio, ed è la fase in cui approfondiamo e spieghiamo meglio il prodotto o il servizio che stiamo offrendo. Terza fase è quella della conversion, che è quella del fai qualcosa per me. Quella fase in cui chiediamo all'utente di fare un'azione, quindi non so, di compilare un form, di fare un acquisto o semplicemente di richiedere informazioni. Quarto step, retention, la fase del viviamoci, quella fase in cui abbiamo conosciuto il nostro utente, siamo riusciti a creare una relazione e adesso vogliamo che diventi un cliente ricorrente, cioè che riacquisti. Quinto e ultimo step è quello dell'advocacy, la fase in cui quel cliente è così innamorato di te, del tuo prodotto, che diventa il tuo sponsor vivente, colui che ha provato il tuo prodotto, ha ritenuto che il tuo prodotto sia efficace ed è pronto a dirlo agli altri e quindi a diventare una sorta di influencer e fare endorsement proprio su di te e sulla tua azienda. Bene, abbiamo individuato 5 step fondamentali, ma come possiamo tradurre questi step in una vera e propria strategia? Ecco, questi li possiamo tradurre in specifiche tipologie di video. Iniziamo dal primo punto, quello dell'awareness. Per awareness si intendono video emozionali, cioè quei video che devono restituire tutta la forza del brand, ma soprattutto la storia del tuo brand, perché in quel momento tu devi far conoscere il tuo prodotto e lo devi fare cercando di trasferire tutto il tuo carattere. Ecco, qui ti devi concentrare su te stesso e non sul logo della tua azienda. Secondo step fondamentale che abbiamo analizzato è quello dell'engagement. Qui dovrai scegliere un modo per poter spiegare bene le caratteristiche del tuo prodotto. E qui, per esempio, funzionano molto bene i video educational, cioè quello dove tu trasferisci una nozione, no? Spieghi, dai un'informazione rilevante per l'utente. Oppure, ad esempio, i video case history, quei video cioè dove tu prendi il tuo prodotto, lo inserisci in un contesto dove c'è un problema e dimostri come il tuo prodotto può portare ad una soluzione. Terzo step fondamentale è quello della conversion. Qui dei video che funzionano molto bene sono i video testimonianze. Quei video cioè dove l'utente che ha già comprato il tuo prodotto può testimoniare, può dire che funziona ed è molto efficace. In questo video non dimenticarti la call to action, cioè quella frase finale che crea una chiamata all'azione, ad esempio scarica, ad esempio compila il form, oppure ad esempio acquista. Quarto step, quello della retention. In questa fase devi far vedere il tuo prodotto da più angolazioni possibili. E qui quindi puoi creare video che potrebbero essere anche emozionali, ma non dimenticarti di essere molto funzionale. Quindi, ad esempio, funzionano molto bene i video how to, oppure i video pillars, oppure i video tutorial. Ultimo step è quello dell'advocacy. Qui
le tipologie di video che devi scegliere sono tipologie di video che devono in qualche modo generare appartenenza e devono permettere all'utente di sostenerti e fare endorsement. Ad esempio, video events, oppure video backstage, oppure video behind the scene. Quindi tutto chiaro? Se vuoi realizzare una strategia di video content marketing efficace, non dimenticarti di questi 5 step. Ah, abbiamo scelto per te un video che corrisponde allo step awareness. Dagli uno sguardo, facci sapere cosa ne pensi. Ciao!